Sì, lo studio che abbiamo proposto qui al convegno CTA riguarda la valutazione delle variazioni, appunto, diciamo, delle performance strutturali nel momento in cui l'interazione terreno-struttura gioca un ruolo, appunto, diciamo, sulla performance stessa. Un ruolo che può essere sia positivo, come di solito è stato sempre inteso anche in letteratura, quindi, diciamo, con un aumento dell'accelerazione in grado di provocare plasticizzazione e collasso, sia appunto però che talvolta, diciamo, può essere anche negativo, e può essere negativo per alcune caratteristiche del terreno, appunto, diciamo, che è bene tenere in conto. L'obiettivo dello studio è quello di introdurre delle limitazioni da portare, appunto, in normativa. È uno studio che probabilmente dovrebbe essere esteso non solo alle strutture metalliche, così come abbiamo fatto appunto in questa memoria, ma anche, diciamo, per altre tipologie strutturali, in particolar modo in cemento armato e in muratura. Ovviamente i risultati proposti rappresentano un primo tentativo, devono essere validati anche attraverso delle valutazioni di tipo sperimentale. Lo studio è del tutto numerico. E soprattutto è necessario che, visto che l'argomento tocca due diversi rami, appunto, dell'ingegneria, che è quella strutturale e quella geotecnica, in buona sostanza che questi due mondi dell'ingegneria civile in qualche modo entrino in contatto tra di loro, collaborino per arrivare, appunto, diciamo, a un risultato condiviso. Questo è lo sforzo che un pochino da cui nasce questa memoria, appunto, diciamo, che nasce dall'interazione tra il sottoscritto e un docente di geotecnica all'Università di Chieti Pescara che si occupa, appunto, di interazione terreno-struttura.